Michele Scavo dell'FBC Saronno. Michi, sei tornato a Saronno, ti sei ripreso la 10, ti sei ripreso la fascia. Come ti senti a tornare e ad essere accolto in questo modo? Ma vi dico, mi sono tolto veramente dei sassolini dalla scarpa, anche dei sassoni, perché voi, come avete visto, anche ho scritto sui social, vabbè, sono cose mie personali. Comunque mi sono ripreso quello che mi hanno tolto, non so ancora il perché sinceramente, ma questo comunque va... è una cosa che metto adesso in secondo piano. La cosa che contava è fare il risultato, muovere la classifica e far vedere anche ai tifosi e alla gente del Saronno che il Saronno ancora può dire la sua. Ecco, risultato che comunque è arrivato, con un Solaro che veniva da risultati molto positivi e appunto un pareggio che magari non muoverà tanto a livello di classifica, che però porta morale. Saronno che ritorna a segnare, sfiorando anche un secondo gol con un palo, però che torna a fare punti e soprattutto gol. Sì, il nostro obiettivo, quello di oggi, era di fare punti, quindi l'abbiamo raggiunto. Adesso per fortuna abbiamo la sosta dove possiamo lavorare con i nuovi ragazzi che sono arrivati a darci una mano, e poi dovremo fare un giorno di ritorno dove non possiamo più sbagliare, perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo in tutti i modi. Appunto, dicevi volti nuovi, sono tantissimi, la squadra praticamente rivoluzionata. È sicuramente presto per parlare dei tuoi compagni, non hai avuto ancora modo di conoscerli, immagino? No, conoscerli personalmente no, però so il loro valore, sono venuti qua a darci una mano, sono stati i ragazzi che abbiamo scelto insieme alla società, ho dato una mano alla società, e in questo doppio ruolo che per me è nuovo, però lo faccio volentieri per questi colori e per questa città. Adesso questa pausa serve anche per mettere un po' a posto le idee, per allenarsi e quindi conoscersi. Sfrutterete in questo modo le vacanze? Sì, sì, ci capitano proprio a pennello, nel senso che, ripeto, dobbiamo lavorare e arrivare alla partita con la Lentatese, che è una partita fondamentale per il nostro obiettivo. Grazie mille. Grazie a voi.